abbiamo inaugurato, o meglio, abbiamo dato avvio ieri sera alla proiezione per il terzo anno consecutivo del videomapping, che ormai è diventato il nostro, diciamo, cavallo di battaglia per quanto riguarda le festività natalizie. Il videomapping che consiste in questo filmato che ha una durata di 20 minuti e che, diciamo, parte con un lavoro grafico sulla facciata del nostro municipio, di ricostruzione, di scomposizione, giochi di colori, giochi di luci, una parte centrale con invece il tema prettamente natalizio, quindi con delle allegorie che ricordano il Natale, Babbo Natale, il dono che di fatto caratterizza proprio il Natale, con la presenza quindi del Babbo Natale sia in figura umana che invece poi stilizzato. Importante quest'anno il contributo di Arthur Mais, che è questo cantante gospel famosissimo e che ci regala proprio nella parte centrale di questo mapping un paio di canzoni, ma ancora una volta poi con la propria figura calata all'interno di questo video. E poi la conclusione con gli auguri di Natale, che quest'anno abbiamo voluto rendere molto più personali. E quindi abbiamo coinvolto gli asili, l'asilo Pomini, l'asilo Cantoni, le scuole elementari, le scuole medie e i medici, che ovviamente, visto che è proprio stato un anno speciale, un anno molto particolare, abbiamo ritenuto che il messaggio di speranza potesse e dovesse essere portato proprio da coloro che quest'anno si sono spesi. E per questo motivo abbiamo coinvolto i nostri medici di base, abbiamo coinvolto il personale sanitario di Humanitas e di Multimedica. E infine poi le nostre associazioni, perché ricordiamoci anche che i volontari quest'anno hanno veramente donato in termini di disponibilità e non si sono risparmiati, e quindi c'è anche il contributo della Protezione Civile, dell'Associazione Nazionale Carabinieri e degli Alpini. Quindi diciamo che davvero rispetto, essendo questo il terzo anno, rispetto ai due precedenti dove probabilmente siamo rimasti in una forma più istituzionale, quest'anno invece l'abbiamo voluto rendere molto più caldo, abbiamo voluto proprio renderlo personale e calarlo sulla realtà di questo 2020 e sulla realtà castellanzese.